Più veloce, rapida e meno costosa. Michelotti è responsabile dei motori. Salve. E in particolar caso Francesco Toschi, con le informazioni che Michelotti gli dà, disegna, proprio in questo momento lo stiamo vedendo, questo è uno spaccato della 2756, i motori che poi dopo successivamente andranno in produzione. Primo elemento che viene immesso sulla linea di produzione? L'albero. L'albero? L'albero, questo è l'albero, un albero controllato che poi viene montato nei carter che sono già preparati, quindi in realtà vedi, quello è il carter superiore, lì c'è quello inferiore, l'albero viene, adesso lo appoggio qui, ma viene poi messo successivamente nel carter che è stato precedentemente misurato, lo vediamo qui già messo dentro con le relative bronzine. Dopo ci sono anche i cuscinetti? Sì, dopo viene chiuso e ad ogni passaggio c'è un operatore che monta qualcosa. Qui ci sono i carter già chiusi, verranno montati i pistoni e poi successivamente il cilindro, che è la fase successiva. Lui ha preso dei pistoni già misurati che devono essere accoppiati al cilindro, ci sono diverse categorie di misura. Qui abbiamo il motore già chiuso con i pistoni dentro, lui sta montando il cilindro con le relative guarnizioni. In questa fase qui, diciamo, viene poi seguita dalla testa. La testa che viene preassemblata qui con le valvole, le molle, i coperchi, gli scodellini, le camme, tutto. In funzione del modello di moto che andiamo a fare, perché la 3K, la Tornado e la TNT hanno tre specifiche. Qui vediamo il motore già con la testa su. Lei in particolar modo sta assemblando la testa. Qui vengono montate il motorino di avviamento, l'alternatore e il corpo farfallato. Successivamente viene inserito il cambio. Noi abbiamo la particolarità di avere il cambio estraibile e lui adesso fisicamente lo prende e lo monta nel motore. E lo installa nel motore. Allora, il motore viene trasportato qui per essere assemblato nel telaio, che precedentemente è stato preassemblato in quest'altra postazione. Infatti possiamo vedere che non c'è solo il telaio, c'è il telaio, il forcellone completo della sospensione, il telaietto posteriore con l'impianto elettrico. Possiamo vedere le particolarità dello scarico. Ecco qui, abbiamo la valvola sullo scarico che serve per limitare il rumore e aiutare anche l'erogazione di potenza, la lambda che viene retroazionata dalla centralina elettronica e il catalizzatore, perché da quest'anno noi possiamo fare solo moto che comunque rispondono alle normative Euro 3. Sì. In questo momento stanno montando la parte anteriore del cablaggio elettrico, che deve essere poi dopo collegato sia al faro alla strumentazione che al corpo farfallato. Quante moto vengono prodotte quotidianamente? A seconda della cadenza, tra le 15 e le 20 moto al giorno. Potremmo arrivare a 40, ma non siamo ancora organizzati per far questo. In questa postazione, dove c'è Katia, viene caricata la mappa, fatti i primi controlli di funzionamento e viene fatto il primo avviamento del motore. Lei in questo momento sta regolando lo zero della farfalla per raccordarlo con lo zero elettronico della centralina. Lei riesce a monitorare tutto. Adesso accende la moto. Primo riuscito. Ecco, lì stanno prendendo una moto che è appena stata finita, è stata finita di assemblare ed è pronta per andare sul banco per la prova finale. Uscita la moto dall'ultimo banco prova, cosa succede? Viene qui
al controllo estetico, dove Sabrina controlli che tutto vada bene, e la Simona che si occupa delle spedizioni. Cosa controllano in particolare? Esteticamente tutto, e poi soprattutto che tutti i numeri di telaio, di spedizione corrispondano. In questo caso questa è una moto preparata per la spedizione, stanno mettendo dentro i documenti, hanno già controllato al computer che il numero sia nell'anagrafe del prodotto finito, e poi è pronto per l'imballo, che è questo qui. Vediamo come una moto viene imballata. Dai, andiamo. Con Yan Aimei, general manager della Benelli, con la collaborazione di Gemi per quanto riguarda la traduzione, nasce un nuovo connubio, il design italiano, il Made in Italy, sposa la finanza cinese. Dovrebbe essere un perfetto matrimonio tra un gruppo cinese con una base molto forte e potenziale finanza con un design italiano di altissima qualità. Questo dovrebbe essere un matrimonio perfetto. Perché avete scelto proprio la casa di Pesaro, la Benelli? Perché Benelli ha una storia molto ricca di 100 anni, che Benelli per gli italiani significa la nuova forza, nuova energia, nuovo design. Tutto questo era quello che un gruppo cinese che loro che stavano cercando. Per questo, e poi anche rappresenta una altissima qualità di design, ma tutto questo per questo motivo loro sono venuti a Pesaro a cercare Benelli. Quando noi abbiamo acquistato Benelli c'erano solamente più di 30 impiegati totale, ora siamo già arrivati più di 100. Ovviamente con la nuova sviluppo, richiesta di nuova produzione, richiesta di nuovi modelli, richiesta ovviamente di nuovi tecnici, sicuramente noi assumeremo nuovi impiegati e aumenteremo sempre il personale per questa azienda per soddisfare lo sviluppo. La produzione di moto rimarrà sempre a Pesaro anche negli anni a venire? Sicuramente, Benelli è nato a Pesaro e continuerà la sua strada a Pesaro. Come coniugherete la filosofia dei grandi numeri tipici delle industrie cinesi con la qualità che un prodotto italiano deve avere? Questo gruppo cinese ha una produzione annuale di più di 1.200.000 moto. Vengono venduti per il mercato domestico cinese e per la Sud Asiatica, che richiedono una grande quantità di moto, ma con qualità un po' inferiore. Invece la qualità italiana è una qualità molto elevata, che è una richiesta dal mercato Europa, il mercato occidentale. E per cui questa qualità italiana supporta molto il gruppo cinese nel punto di vista qualità, dal punto di vista tecnologico. Invece, lo stesso, l'avvantaggio di questa grande quantità da parte del gruppo cinese, nel frattempo anche aiuta anche qui Italia, perché in questo modo possono ridurre i costi. Perché acquistare una moto Benelli? È un invito a farlo. Allora, prima cosa è il design di Benelli è unico, che fa vedere che ho appena ricevuto questa, che la modella Benelli 2756 ha vinto la premio per la più bella primo design del mondo, per cui questo è un punto di forza che dà, sia un punto di forza per Benelli.
Questo è il primo punto. La seconda è la tecnologia. Loro hanno una tecnologia molto elevata. Per cui, tra queste due, noi dobbiamo anche garantire nel frattempo anche la qualità. Per cui, quando un prodotto molto c'era ottimo design, altissimo qualità, elevata tecnologia, per forza lei non sceglierebbe un Benelli. Grazie. Sì, sì, grazie. Termina così il nostro viaggio all'interno della fabbrica dei sogni targata Benelli. Gianluca, io ti ringrazio per averci guidato Prego. All'interno dello stabilimento. Tornateci a trovare presto, noi siamo qui, contiamo di rimanerci per un altro bel po', ci siamo da quasi 100 anni. Io fra 100 anni non ci sarò, ma tornate lo stesso e a presto. Ciao. Ciao. Amici da casa, prima di congedarmi vorrei augurare a Benelli di ritornare quanto prima ai fasti del suo glorioso passato, in modo da rappresentare la passione italiana Made in Italy nel mondo. Per Subbikers, Alfredo Di Costanzo.